quale abbiamo voluto, della familiarità della nostra mamma celeste in mezzo a noi. Di essi, di questa presenza, già sentiamo una pungente nostalgia, un desiderio ardente di riaverla di nuovo tra di noi. Chissà, magari in una settimana dell'anno santo del 2025, a Dio piacendo, compiendo così di nuovo quel grande servizio ecclesiale di unire tra di loro in tutto il mondo centinaia e centinaia di comunità cristiane, alle quali ricorda il grande messaggio di Fatima, preghiera e penitenza. E sicuramente ha rinnovato in ciascuno di noi il desiderio e l'impegno della preghiera e della penitenza. La Madonna si conferma come colei che riunisce ciò che il diavolo divide. La Madonna si conferma come colei che placa quelle passioni che il principe di questo mondo ispira e sollecita e rafforza nei cuori degli uomini, fonti di divisioni e di guerre. Con questa missione la Madonna si conferma come colei che dà misericordia a quel giudizio implacabile e senza carità che Satana volge davanti al trono di Dio. E allora lasciamo che la Madonna riparta, con dispiacere, ma anche con la gioia che incontrerà altri fratelli e come qui tra di noi anche là porterà quel messaggio di fede, di speranza, di carità, quella sprone a vivere fino in fondo la vita cristiana nelle varie dimensioni che ci sono consentite, come ha fatto tra di noi. Atto di affidamento di Papa Francesco. Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e salvarla. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravviva e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen.